tutti, siamo qui in compagnia di tre amici, prima di tutto, non tre batteristi, tre amici, poi dopo vengono anche i batteristi. Certo. Abbiamo tutte le generazioni, perché abbiamo la nuova generazione, Giovanni Giorgi. Ciao. Abbiamo una generazione diciamo che ha dato una via a tutta la musica italiana, ha dato un segnale e un solco nel quale tutti i batteristi sono gran solco, nel quale tutti i batteristi dal dopoguerra in poi hanno preso, diciamo, un po' troppo dal dopoguerra. No, io dico invece di sì, perché per me la batteria è arrivata dal dopoguerra. E abbiamo un grande esponente del come ti chiami? Scusami, Nello De Bandini, il padre, diciamo, della batteria italiana. Insomma. E poi in mezzo tra Giovanni e Ellade ci sono io, che sono una generazione degli anni 60-70, e mi chiamo Christian Maier. Christian Maier. Benvenuti. Grazie. Prima domanda che avevamo da porvi è: di tutti i lavori che avete fatto nella vostra carriera, qual è il lavoro in cui artisticamente siete riusciti ad esprimervi al meglio? Io, guarda, non so se artisticamente, comunque sicuramente il momento in cui nel quale mi sono divertito di più è stato quello della sala da ballo degli anni 60-70, sicuramente quel periodo, e poi tutti i lavori fatti fino all'85, diciamo semplici, meno semplici, non è importanza che il lavoro sia difficile o elaborato, ormai belle melodie, Fabio Boccato, i dischi di Mina, Francesco Guccini, Paolo Conte, Fabrizio De André, e queste cose qui, e tutti gli altri, anche le sigle, i film, i cartoni animati, Anderson Forobò, va tutti bene. Cioè, il mio mestiere è quello di essere turnista, cioè session, e quindi se non ti senti realizzato è meglio che fai un altro tipo di mestiere. Certo. Per arrivare a un buon numero di libri. Poi sicuramente la sala da ballo e nei tre sono dei momenti in cui io, se dovessi tornare in un periodo e rifarlo così, tornerei a quel periodo. La sala da ballo, con delle belle orchestre, con dei bravi musicisti. E tutto davvero rigorosamente con il click a tempo di cuore. Io ho vissuto, diciamo, solo la fine di quest'era, che è stata la più bella era della musica che abbiamo potuto vivere in generale in Italia, ed era appunto la musica suonata vera, dove il musicista aveva il valore massimo, perché o c'era uno che suonava o se no le cose non funzionavano. Quindi mi sono agganciato proprio al pelo e ho fatto questa esperienza al Capolinea di Milano, che è stato il tempio del jazz italiano, possiamo dire uno dei più importanti club di jazz del mondo, e in Italia sicuramente forse era il più forte, e ho fatto l'esperienza di chiudere tutti i sabato sera insieme a una band, un sestetto di bebop, hard bop, trombe, sax. Forse quello è stato il momento dove mi sono sentito così più vivo e più inserito in un contesto sano della musica. Michele Bozza, bravo, Claudio Boli, Carlo Fioravanti, Paolo Brioschi, un grande tetto fantastico, cioè lì si respirava il cambiamento, il piacere ancora di stare insieme, di fare qualcosa di vero, e il tuo apporto lo sentivi, se era sincero. Per quanto riguarda me, non riesco proprio. Dove guardo? Dove tanto è uguale, no? Ciao mamma, per quanto riguarda me, non riesco a classificare l'avere che ho fatto per altri in maniera obiettiva, perché il mio intento è sempre dare il massimo, il meglio, arrivare preparato, magari conoscere il più possibile la persona con la quale vado a lavorare, che musica fa, cosa ascolta, e avere con me anche magari lo strumento adeguato per il lavoro che devo registrare o che devo portare dal vivo. Quindi non riesco a essere obiettivo, perché cerco di fare il massimo, poi dopo sta chi mi ha chiamato valorizzare questa cosa e dare il merito che ha. Quindi per altri non riesco a esserlo obiettivo. Invece per quanto riguarda me, i gruppi in quali mi trovo bene, magari sì, li posso farlo, e posso dire principalmente che mi trovo bene con della gente che umanamente ha valore, gente che ha rispetto per la musica, che la tratta con veramente con grande rispetto. Allora io
mi trovo bene con questo tipo di persone. Girare con loro per me è un piacere, quindi si può parlare di un libro, si può parlare di un film, si può parlare di tutto e anche di musica in profondità. E, insomma, in sintesi, gente che agisce per il bene. Per il bene di qualcosa di più grande. Ci troviamo d'accordo con Giovanni. Questa gente è in giro, voglio dire, sono i musicisti con cui noi piace suonare. Il motivo per cui persone magari che hanno questo tipo di veduta. Io penso che tutte e tre abbiamo delle proposte di lavoro che magari decliniamo, semplicemente perché a monte non c'è questa caratteristica magari che salta all'occhio. Ci può essere anche il musicista molto tecnico, molto dotato, ma che di fondo è ancora nella trappola del suo strumento, ossia faccio musica con il mio strumento e tutto è in funzione di questo. Io guardo ben altre cose, cioè penso che il messaggio deve essere diverso, deve essere una cosa bella che potrà essere ascoltata da 10 anni, 20 anni e dare gioia, soprattutto dare gioia a suonarla e magari viaggiando con chi la suona. Questo è il top per me. Oggi a Drummer cosa avete proposto? Cosa avete suonato? Noi velocemente abbiamo proposto un duetto di batterie dove prediligiamo accompagnarci con delle note e degli accordi musicali per compensare il fattore diciamo che la, dove la batteria viene un po' a mancare, cioè quello della carenza armonica e melodica dello strumento, che per quanto tu puoi fare proprio le melodie impegnative non le puoi fare. Quindi noi abbiamo cercato di fare un duetto di batterie che avesse un po' di musica all'interno, suonata live in tempo reale da noi con un multipad Yamaha, cercando appunto di fare delle canzoni godibili, ecco, della roba godibile. Questo è il nostro intento, non so se ci siamo riusciti ovviamente, però penso che il feedback ricevuto ci abbia dato anche in parte ragione. Tu andate, cosa hai fatto? Ma io ho fatto le solite cose, diciamo che ho fatto tre cose estremamente diverse, pensavo di farne quattro, una l'avevo dimenticato, il mio primo brano è un brano con le spazzole, per dire così, che volevo proprio dedicare al nostro amico Gianni Cassola, che salutiamo con tanto grandissimo affetto. Grandissimo esponente della batteria italiana, uno dei primi grandi batteristi, che 18 anni, secondo me, avevamo Gianni Cassola in Italia e pensavamo solamente a Kenny Clarke. Gianni Cassola non aveva molto da invidiare a 18 anni a questo grande Kenny Clarke. Suonava con tantissimo swing, quindi, ecco, quindi proprio degli anni 50. Poi ho proposto Libertà, ma non per dimostrazione di batteria, è un'altra dedica che faceva l'amico Tullio d'Episcopo, fraterno amico, così. Che ha suonato con Piazzolla. Che ha suonato con Piazzolla, che si chiamava Nuevo Tango, ma visto che Piazzolla non ha mai usato batteria nei suoi dischi, ci ha pensato Tullio a dire questo qui si suona così, ma non è un Nuevo Tango, è un Libertango. Gli ha dato anche il titolo a Piazzolla, quindi è stato genialissimo queste cose. Poi avevo altre un paio di dediche da fare così, ma una voleva essere appunto a Fabrizio De André, ma non ho usato il tempo. Io ho fatto un pezzo da Big Band all'inizio così. Qual è? Cosa hai fatto? Ho fatto quello, volevo fare lo For Sale, ma era per l'ultima anche quella, e poi ho fatto invece quella per scaldarmi, quella di. Quale? Quella di Vienna. Song for my song. Esatto. Vedi la cultura musicale che arriva così, che sentire le nuove generazioni che sanno di cosa stiamo parlando. Quindi questo è specifico. È importante a me far sentire la musica e avvicinare, o suoniamo per i batteristi o suoniamo per le persone normali. Quindi è una scelta ben precisa che uno deve già all'inizio della carriera mettere bene a fuoco questa cosa. Noi siamo per intrattenere il pubblico, qualsiasi tipo di pubblico, non un pubblico specializzato. A noi piacerebbe intrattenere le persone. E dare felicità con la musica. Questo è il massimo della nostra soddisfazione. Scendere da un palco ed avere persone che ti dicono che hanno passato una bella serata ad ascoltarti. Questo è il vero diciamo goal, il vero focus della nostra intenzione musicale. E di cambiare in realtà, diciamo, quello che è il progetto che dovevi fare ascoltando che è appena successo, perché se fa una cosa simile non ha capito bene qual è il proprio percorso, bisogna variare il più possibile. Quindi disposti a cambiare anche quello che avessi voluto fare con altre cose differenti da quello che avevo sentito. La cosa importante è variare. Quali sono i tre dischi che so che sono pochi, ma i tre dischi che
nella libreria di un batterista non devono mancare. Fammi un favore. Sì. Non di un batterista. Cinque. Cinque. Va bene, perfetto. Cinque. Dico io. Vai. Ora per me sono, per me, e qua frego lui, Big Sweet Face, di Batteries, Ughetsu, di Aplechi, Crescent, di Gioco Train, e poi metterei The Leprechaun. Sì, di Cicorea, Steve Gadd. E poi metterei una cosa, non so, tipo The Best, di James Brown. Bravo, io allora mi inserisco dal punto di vista meno batteristico, potrei dire The Night Fly di Donald Fagen, potrei dirti George Duke, Brazilian Love Affair, potrei dirti Gene Krupa, dunque, vabbè, Place, Jerry Mulligan Arrangement, che mi sembra un buon verve, intanto lui sta pensando a Herbie Hancock e a tutti i suoi fan. Sì, no, ne ho, però sto pensando dal punto di vista musicale. Io metterei un bel Frank Sinatra, The Main Event, Live at the Madison Square Garden 74, oppure quello Live con Count Basie, Orchestra, At the Sands, sono tutti i dischi. O Buddy Rich con Sammy Davis Jr. O Buddy Rich con Sammy Davis Jr. nel 1966, un reprise introvabile, che però se lo trovate sentirete Buddy Rich in stato di grazia, e con un'orchestra mostruosa e un Sammy Davis Jr. al fulmicotone. Basta, io, visto che loro hanno detto parecchio sui dischi che sono già stati pagati, direi Kind of Blue di Miles Davis, perché chiunque può suonare su quel disco. Spesso i ragazzi del CDM vieto di uscire dall'aula se non hanno suonato un pezzo a scelta, anche al metallozzo più agguerrito. Poi si scoprirà che gli piace, magari in due lezioni. Poi quindi allo Supreme, perché è molto spirituale, e di Gioco 3. Quindi invece farei un taglio della regia, andrei sulle produzioni di qualsiasi disco di Squeer Pusher, in realtà è un bassista cantante newyorkese, e fa robe veramente alternative con la voce e con il basso, e poi programma la batteria elettronica in modo che sembri una voce, neanche una batteria, molto molto bello da sentire, è innovativo, l'ha fatto sentire il bassista di Matthew Garrison, che è appunto di Airbnb, si chiama Matthew Garrison, il figlio del famoso Jimmy Garrison, il bassista di Coltrane. Poi direi ci sono delle discrete cose belle da sentire adesso di Joshua Redman con Brian Blade, con Jeff Ballard. Se vogliamo parlare di cose un po' più moderne, magari da consigliare ai ragazzi giovani che magari si gasano e apprezzano quando c'è la via di mezzo, perché i ragazzi giovani hanno bisogno di sentire cose molto articolate e eclatanti, e allora Jeff Ballard può mettere d'accordo un po' tutti come batteriste. Questi dischi di Joshua Redman con l'Elastic Band, secondo me, sono dischi che potreste vi consiglio ascoltare. Anche Johnny Hartman, che è un cantante, gioco col treno, fanno pezzi d'amore, a tutte le donne piacciono, sì, per dare una suona perfetta, ma soprattutto c'è una musica incredibile, c'è il Vin Jones che suona con le spazzole, se parliamo di batteria, ma se parliamo di musica in generale, è un classico connubio tra musica meravigliosa che puoi prendere questo disco e regalarlo alla tua innamorata, sai che lei lo ascolterà e sarà felice, certo. Puoi ascoltarlo da musicista e godi. E quindi c'è un po' tre di Johnny Hartman. Però se vuoi farne due, quella sera devi mettere Only for the Lonely, sempre di Sinatra. Ah, va benissimo, allora se vuoi farne tre, ragazzi, se ne vuoi far tre, prendi John Coltrane Ballads, esatto. E le estendi, perché esatto. Proprio lì cominciano a sfogliarsi da sole le ragazze. Perché c'è un John Coltrane. Ciao a tutti.